Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere un card per la festa della mamma, ma faccio questo video principalmente per farvi vedere le ultime cose che ho acquistato da Pret-It-Kit e sono questi due attrezzini della Weir Memory Keepers. E fanno le cuciture col nastro. Poi ho preso questa bellissima taglierina. Era da un po' che l'avevo vista e alla fine sono riuscita a prendermela. Ora vi la faccio vedere velocemente. Allora, questa è la taglierina. Poi ha un braccio estensibile, che è questo, dove possiamo mettere fino a una A4, una B5, una A6 e poi tante altre misure. La misura in centimetri e in pollici. Poi ha questa sorta di griglia che serve per posizionare il foglio dritto per avere tagli dritti. A un lato abbiamo questo bottone che serve per fare gli angoli alle foto. Sono i più piccoli, però vanno benissimo questi. Una volta che abbiamo tagliato, voltiamo sul dietro e apriamo il cassettino, perché qui rimarranno tutti gli angoli che abbiamo tagliato e periodicamente va pulita. Poi vi faccio vedere la lama. Questa è la lama, questo è il suo coperchio. Alziamo e abbiamo la rotellina per girare i quattro tipi di taglio. Poi ve li faccio vedere. Mi raccomando, quando cambiate la lama, il taglio, diciamo, deve rimanere in questa scanalatura, sia da una parte che dall'altra, perché poi farà fatica se la lasciamo qui a girare la lama e poi rischiamo di rovinarla. Ora vi faccio vedere i tagli. Apriamo il coperchio e qui, per prima cosa, abbiamo il taglio ondulato, non so se si vede bene. Poi giriamo la manopolina e abbiamo il taglio regolare, quello che usiamo per tagliare, per dividere i fogli per i nostri lavori. Giriamo ancora e abbiamo la piegatura. Questo fa una sorta di solco. È quello che di solito noi lo facevamo con la scorriboro, con la pieghetta, e questa la fa qua, al posto della lama fa questa piega. E per ultimo abbiamo il tratteggiato, che serve soprattutto per fare per i fogli a strappo, diciamo. E queste sono le quattro diversi tagli. Questa è molto bella ed è molto utile. Io la sto usando e ve la garantisco. Bene, ora passiamo. Ora prendiamo i due attrezzini, questo, e farò questo. E questo fa, diciamo, una sorta di cucitura con il nastro. E la prossima volta vi farò vedere anche quest'altro tipo. Questo è il nastro che useremo. Ora, vi dico anche le misure che ci servono per fare, la card. Io le ho già tagliate e alcune le ho già decorate. Allora, ci serve un cartoncino lungo 39, 32, scusate, e alto 16, e lo dividiamo a metà. Poi abbiamo bisogno di un cartoncino 16x16, questo l'avevo già comunque fatto per il nastro, poi mettiamo dall'altra parte e ve lo faccio vedere.
Poi due carte, 16 per 14,5. Questo è. E queste le avevo già, come ho detto, decorate e avevo fatto una scritta auguri mamma, ed è quella che va dentro nel meccanismo, vedete? E questo io lo chiamo il meccanismo ed è un cartoncino 16x16 di cui ho fatto due tagli e ho portato via un pezzettino e mi sono, per fare questo taglio mi sono basata, ho preso 2 cm dall'alto e 1 cm di fianco ed è venuto questa sagoma. Ho fatto il taglio, l'ho disegnato con la matita per andare dritto ed è venuto questo. Bene, ora vi faccio vedere come. Poi ho comperato anche questo da Pretty Kit. Poi vi faccio vedere ora come fare dall'altra parte con l'attrezzino e vi faccio vedere, devono venire uguali per metterci poi il nastro. Prendiamo l'attrezzino, lo apriamo e questo ha una sorta di calamita e serve per tenere fermo il foglio. Mettiamo scusate, il davanti, il sopra dovete avere questo pezzo qui dove c'è sto rialzo, perché il basso deve essere quello che va sul piano di lavoro, deve essere piano. Posizioniamo la nostra carta e lo blocchiamo con il pezzo sopra e vediamo che la carta sia dritta bene, vedete? E la carta non si muove. Ora prendiamo il punzone, che è questo, ed ha una sorta di conca, curvo, perché dobbiamo seguire gli spazi che vediamo qui, vedi, uno da una parte e uno dall'altra. Se lo mettiamo male, non entra, vedete? Quindi facciamo una parte, giriamo e foriamo dall'altra e così via fino alla fine. Ecco qua, vedete? Abbiamo fatto uguale sotto. Ora prendiamo il nostro nastrino, anzi scusate, prendiamo questo affarino qui che io lo chiamo una sorta di ago ed è di plastica dura adesiva, togliamo la protezione adesiva e attacchiamo il nastro. Ah, il nastro è. Questo qui è largo 1 cm, ok? Vedete? Prendiamo il nostro nastrino, lo attacchiamo, chiudiamo e ecco qua il nostro ago per la carta. E metto prima in giù, poi nell'altro torno su, giù e torno su, e così fino alla fine per tutti e due i lati. Ecco qua, tagliamo, lasciamo un po' di fiocchetto sia da una parte che dall'altra per poi metterlo dentro e rifinirlo bene. Tolgo il mio pezzetto di plastica e
Questo qui l'abbiamo già terminato, poi dopo io lo decorerò, ve lo faccio vedere poi dopo. Ora mettiamo da parte questo e prendiamo quello che ci serve per fare il meccanismo. Ah, ci serve anche, che non me l'ho detto prima, un pezzo di nylon, io l'ho ricavato da un sacchetto e deve essere alto la stessa altezza del nostro spazio che abbiamo creato prima, perché questo verrà avvolto attorno. Poi abbiamo bisogno, logicamente, anche del biodesivo, anche questo l'ho acquistato da Pretty Kit. Ora prendo un pezzetto. Mi prendo la parte che ci serve per avvolgere il nylon da questa parte deve essere messo così. Deve essere ben teso, ma non troppo stretto, perché poi questo deve girare. Ora fisso il cellophane, non lo fisso al cartone, lo chiudo, diciamo. Metto l'adesivo e chiudo. Mi raccomando, non troppo stretto, perché questo, vedete, deve girare in questo modo qua. Taglio quello in eccesso. E ora lo attacchiamo. L'avevo messo troppo stretto, ok. Ora ci prendiamo le nostre due cartoline che avevamo già decorato e le Prendiamo il attacchiamo al cartoncino nostro meccanismo. Dobbiamo attaccare da questa parte, e questa deve lo rimanere mettiamo davanti, quindi così. questa Io andrà attaccata l'adesivo l'ho attaccato qua. al sotto che abbiamo Lo fatto metto adesso. a Quindi pari. prendo un po' di Un po' sopra e un po' sotto. Mi raccomando, deve essere a metà. Lo spazio sopra quanto sotto. Io qui l'ho fatta un po' più stretta. Potete farlo anche a pari, eh? Così, poi giriamo, io l'ho attaccato, vedete il sotto è questo, io l'ho attaccata prima questa parte, poi questa parte deve venire al contrario, quindi la mettiamo così, vedete, la prendo così e mi rigiro in modo che è questa la parte che va attaccata, mi raccomando, perché altrimenti non viene. Attacchiamo il biadesivo sempre sul cellophane, sul nylon. E dobbiamo sempre metterlo, mi raccomando, come dall'altra parte, un po' sopra e un po' sotto.
Ecco qua, questo è l'effetto che deve fare. Ora decoriamo, ora mettiamo la base, prendiamo la base, quella divisa a metà, 32x16, e dobbiamo attaccare, io metto, non uso questo, ma metto lo spessorato per fare un po' più spessore, per dare modo della carta di girare bene, perché l'ho fatta molto. Cioè, c'è poca distanza tra il bordo e questo, e quindi ho deciso di metterci lo spessorato. Ok? Ora prendo, io ho questo, è vecchio, è da tanto che ce l'ho, speriamo che attacchi bene, e lo metto sia sopra che sotto. Bene, metto lo spessorato in tutte e due le parti, poi mi prendo questo, provo se ha la stessa misura, prendo anche questo e me lo posiziono sopra per vedere se tutte le misure coincidono. Poi prendo un punch che fa il cerchio, mi segno la metà per avere un punto di riferimento e gli faccio e taglio mezzo cerchio, in modo che per facilitare poi la presa del cartoncino sotto, così, vedete? E dovrebbe venire così. Ora attacchiamo il tutto. Mi aggiusto il nastrino che abbiamo lasciato fuori e lo metto nella parte interna in modo che non si vede e venga rifinito bene, e faccio così sia sopra che sotto. Ora lo attacchiamo alla nostra base, deve venire in questo modo qua, e gli metto anche qui lo spessorato. In questo modo sia sotto che sopra. Ora qua la nostra card e l'effetto che deve fare, vedete? C'è scritto auguri mamma e poi rientra. Ora mettiamo anche qua sotto. Bene, ora facciamo il buco per il bucanino per il nastrino. Prendo la crocodile e nel buco più grande circa la metà, dove ho fatto prima lo spazio, faccio il buco e gli inserisco il fiocchetto, in modo che quando diciamo tiriamo nel fiocchetto viene fuori tutti e due i cartoncini. Ora vi faccio vedere. Ecco qua come fa. Poi per la decorazione ve lo faccio vedere alla fine, quando è tutto decorato. Qui verrà la scritta. Tagliamo un po' di fiocco perché è troppo lungo. Ecco qua. Ora vi rimando alla fine per farvi vedere come viene tutto finito. Ecco, vedete? Io l'ho già decorato, una decorazione semplice, e ho fatto la mia card per la festa della mamma. Ecco qua. Ecco qua. Io poi gli metterò anche una scritta e farò una busta per la mia card e la farò spessorata sempre con l'attrezzo, questo che è sempre della We Memory Keepers, di questi qua.
Dietro ogni confezione dell'attrezzino che ho usato trovate altri modelli, in totale sono 6 e li vedete tutti qui e sono tutti belli. Ora vi faccio vedere un'altra card che ho fatto io.